Marco Guzzi, poeta, filosofo, saggista, nonché un passato da conduttore radiofonico e fondatore dei gruppi Darsi Pace. Ai nostri microfoni per una chiacchierata su quanto accaduto e quanto sta accadendo nella nostra società da più di 2 anni ad oggi. Com'è cambiata la nostra società negli ultimi anni? Guarda, io credo che per capire a fondo quello che abbiamo vissuto in questi 2 anni di epidemia, noi dobbiamo capire meglio la storia da cui veniamo, cioè gli anni precedenti. Perché se non comprendiamo, diciamo, la tendenza storica che già era in atto, credo che non abbiamo gli strumenti per comprendere fino in fondo perché la gestione di questa epidemia, a mio parere, sia un salto di qualità, ma è un salto di qualità di una tendenza già in atto. E allora, qual era la tendenza già in atto? Cioè, com'era il mondo, com'era il nostro mondo nel 2018, nel 2019, cioè prima che scoppiasse questa tragedia? Allora, noi dobbiamo ricordare che eravamo già in una situazione di crisi drammatica delle nostre democrazie e direi della nostra civiltà. Cioè noi vivevamo già e da anni, anzi secondo me addirittura da decenni, in una crisi, potremmo dire, morale, in una crisi istituzionale, in una crisi sociale e in una crisi culturale gravissima delle nostre democrazie. Non ci dobbiamo dimenticare che negli anni precedenti, per esempio, come tu ricorderai, c'era stato il cosiddetto quinquennio populista, che era stato definito populista, cioè il 2014-2019, quando cioè i popoli in Occidente, in Europa, ma anche negli Stati Uniti, avevano incominciato a ribellarsi a questa crisi, a questo regime oligarchico che era sempre più evidente nella sua ingiustizia, no? Cioè che era un'elite, era ed è un'elite finanziaria che gestisce il mondo e lo porta a devastazione, perché questa è la realtà, non si parlava d'altro, ti ricordi il problema ambientale, il problema climatico, c'era un clima apocalittico già prima. No? E i popoli avevano, specialmente dopo la crisi finanziaria del 2008, si erano resi conto che tutti i bei miti, la globalizzazione, ti ricordi, no? Che saremmo stati tutti più ricchi, saremmo stati tutti più felici, avremmo potuto andare in tutta Europa con Erasmus, avremmo lavorato tutti di meno, ci aveva detto Prodi. Entrando in Europa avremmo lavorato tutti di meno e avremmo guadagnato tutti di più. Ecco, con la crisi del 2008, diciamo, il re è stato denunciato nudo. Ci siamo resi conto, anche quelli che non volevano ancora vedere, perché alcuni già lo sapevano e alcuni lo denunciavano da decenni, che stavamo dentro un regime, siamo ancora dentro un regime oligarchico, finanziario, internazionale che persegue i propri scopi, che sono essenzialmente il profitto senza misura, a discapito del pianeta che viene sfruttato in una maniera insostenibile, a discapito dei popoli che vengono sfruttati e producendo una disuguaglianza senza limiti, no? Gli studi di Piketty ci hanno dimostrato come le disuguaglianze sociali in questi anni di globalizzazione meravigliosa, specialmente parliamo all'interno dell'Europa, si sono incrementate in maniera drammatica e anche oggi. Allora, questo era il quadro, lo scenario del mondo quando nel 2020 20. esplode la pandemia. Allora, perché dico che bisogna capire com'era la situazione? Perché a mio parere, caro Marco, se capiamo bene qual era la situazione, capiamo anche bene, o perlomeno meglio, perché questo sistema di mondo ha reagito in queste modalità all'epidemia.
Detto in breve, poi magari se vuoi approfondiamo punti che tu vorrai approfondire, un sistema di mondo che era già così traballante, che era, diciamo, già smascherato, quinquennio populista, la Brexit, i movimenti populisti, anche il Movimento 5 Stelle che vince le elezioni nel 2018, cioè tutte queste cose avevano molto inquietato i sistemi di potere oligarchici del pianeta, perché avevano mostrato che nonostante la loro propaganda ossessiva, nonostante il controllo quasi totale dei mezzi di informazione dominante, nonostante il collaborazionismo vergognoso di quasi la totalità dei cosiddetti intellettuali europei e occidentali al soldo, no? Dell'oligarchia, no? Questi soggetti che tu vedi in televisione, che sono, diciamo, al libro paga, no? Al libro paga, stanno lì a fare, diciamo, la corte al sovrano, invece di svolgere quella funzione critica che è propria della cultura da sempre, della cultura occidentale in particolare da sempre, ecco, nonostante tutto questo, i popoli incominciavano a non obbedire, incominciavano a trasgredire. Incominciavano a votare Trump, che non è che io ami Trump, sia ben chiaro, ma per capirci, cioè Trump era bersagliato, odiato da tutto il sistema democratico, oligarchico, finanziario, di cui lui in fondo fa anche parte, però è un po' trasgressivo, un po' come Berlusconi in Italia, no? No, è un capitalismo un pochino caciarone, che però non piace ai grandi oligarchi, che invece sono dei gran signori con i guanti bianchi, sono bravi, sono politicamente corretti, non dicono una parola fuori posto e ti massacrano, sono molto bravi. Allora, il sistema, diciamo, questo sistema traballante che incominciava ad avere un po' di preoccupazione, no? Specialmente in Italia, cavolo, il governo giallo-verde, il governo dei populisti, un governo non controllabile, qui dobbiamo mettere le cose in ordine e a mio parere ci sono riusciti alla grande e hanno, diciamo, utilizzato anche la pandemia, l'epidemia, per mettere in ordine le cose, nel loro ordine, per rimetterle un po' a posto. Quindi da una parte sono state fatte operazioni politiche scandalose, in Italia direi vergognose e diciamo sospette, perché assurde, cioè dal suicidio politico di Salvini al Papete al Conte 1 che si allea col PD, che è stato il partito, diciamo, travolto dalle elezioni del 2018 fino all'incredibile governo Draghi, in cui abbiamo i 5 Stelle che stanno con la Carfagna, stanno con i ministri di Forza Italia, capisci? Quegli stessi che 2 anni prima avevano ottenuto una valanga di voti con slogan estremi contro il sistema. Allora, questi 2 anni, ecco, capisci la storia? Sono serviti al sistema oligarchico per irrigidirsi nella sua catastrofe. Cioè, il sistema è in una fase catastrofica, cioè non regge e non reggerà perché è smascherato. E allora, però, siccome ogni sistema vuole sopravvivere a tutti i costi, per sopravvivere oggi deve necessariamente irrigidirsi, militarizzarsi e quindi, come dire, tentare di bloccare la vita, perché è la vita stessa dell'umanità che sta confutando il sistema, che sta manifestando, diciamo, la insostenibilità del sistema. Quindi loro stanno tentando di bloccare la vita in un regime sanitario militare. A questo ci aggiungi la guerra, chiaramente, e capisci bene come le cose stiano funzionando. Quindi noi dobbiamo essere molto lucidi nel capire che qui c'è una storia lunga, lunga, che sta arrivando però ad un punto nuovo, perché ormai il sistema
per sopravvivere deve intaccare le libertà personali direttamente, mentre prima lo faceva, diciamo, indirettamente attraverso sistemi di controllo mediatico, oggi per poter sopravvivere deve arrivare a chiuderti in casa, deve arrivare a darti il Green Pass senza il quale tu non vai a lavorare, cioè siamo ad un nuovo salto di qualità. Ecco, facendo un confronto generale, durante questo periodo pandemico tra le limitazioni applicate e le conseguenze provocate, il risultato è positivo o negativo? In parte mi ha già risposto, però io volevo sapere, con riferimento anche alle vite salvate, o almeno così dicono i grandi politici, i grandi scienziati che ci governano. Il risultato alla luce di quanto fatto, quindi Green Pass, chiusure dei locali, limitazioni in tutti i settori, il risultato è positivo o negativo? Ecco, anche qui, secondo me, caro Marco, noi non abbiamo ancora dati sufficienti per arrivare ad una valutazione complessiva delle politiche sanitarie. Speriamo, caro Marco, speriamo che col tempo si possa arrivare a rispondere fondatamente alle tue domande. Ora, alcune cose sono già evidenti, cioè voglio dire, quando Draghi ci disse nel luglio scorso che il Green Pass serviva per andare in luoghi della vita, tornare a vivere, ti ricordi, tornare a vivere e andare nei luoghi, nei ristoranti, sicuri di non essere contagiati, questo fu il motivo che ci dette, no? Per avallare il Green Pass, ecco, questo sappiamo che è falso. Sappiamo per certo che è una falsità, sappiamo per certo che in realtà i contagi con il Green Pass sono aumentati, siamo arrivati in certi mesi scorsi a 200.000 contagi al giorno con il Green Pass rafforzato funzionante, con l'obbligo vaccinale funzionante. Quindi la finalità del Green Pass, che era quella di limitare i contagi, poi dopo hanno rovesciato le carte, hanno incominciato a dire che non era quella la finalità. Però in realtà quella era quella che ci hanno detto, che ci ha detto il primo ministro, non un opinion maker, il primo ministro ce l'ha detto. E in una cosa come questa, in un paese serio, un primo ministro si dovrebbe dimettere. Cioè, hai detto una cavolata mostruosa, come l'altra cavolata che dobbiamo scegliere fra la pace e il condizionatore d'aria. Ma ci hanno preso per cretini. Sì, ci hanno preso per cretini, caro Marco. Quindi tutto quello che tu hai chiesto andrà valutato. Noi dobbiamo ancora capire quale sia stata l'efficacia delle vaccinazioni sui contagi, sulle malattie, sui ricoveri e sui decessi, perché loro stessi, ormai anche il mainstream, ci dice che la raccolta dati a partire dai dati dei contagiati è molto discutibile. Per cui noi abbiamo fatto per mesi delle politiche basandoci sui dati dei contagiati, che oggi sappiamo che sono molto controversi, e anche sui dati dei morti, che oggi sappiamo essere moltissimo controversi. E allora, amici miei, ma ci avete preso in giro e continuate a prenderci in giro e non avete il coraggio di fare una revisione, perché per carità ci si può sbagliare. Cioè, io sono sempre contrario, caro Marco, a ogni forma di estremismo e di fanatismo. Io credo che noi dobbiamo rimanere lucidi, razionali e scientifici, lì dove la scienza è quella vera, cioè la scienza sperimentale, la scienza empirica, la scienza che è il metodo della ricerca, la scienza che mette sempre in discussione le proprie acquisizioni, la scienza che è sempre pronta a correggersi. Questa è la scienza. Il resto è scientismo, cioè una filosofia sbagliata e utilizzata per scopi politici. Nello specifico, secondo molti, i giovani sono risultati i più colpiti. Cosa hanno perso tra lockdown, chiusure e didattica a distanza? Ma questo è un dramma, Marco. Questo è un altro dramma enorme che, ripeto, andrà valutato. Cioè io auspico che piano piano, come sta accadendo, incomincino ad emergere delle ricerche scientifiche che sono già emerse
sono già emerse. Se tu leggi, studi i libri, le ricerche che emergono dai grandi giornali, anche come Lancet, cioè grandi riviste scientifiche, noi alcune cose le stiamo acquisendo. Per esempio, l'efficacia della chiusura delle scuole come l'ha fatta l'Italia è un gran punto interrogativo ormai nelle ricerche serie. Cioè, le ricerche serie ci dicono che è molto discutibile l'effetto sui contagi, sulla limitazione dei contagi che abbiamo ottenuto con questa serrata che in Italia, tra l'altro, è stata tra le più estreme d'Europa, forse la più estrema d'Europa, la chiusura delle scuole. Quindi noi oggi sappiamo che i benefici sanitari, cioè la limitazione dei contagi, è molto discutibile ed è molto discussa. Ma sappiamo invece per certo i danni che questi provvedimenti hanno provocato. Oggi stiamo raccogliendo anche qui ricerche scientifiche drammatiche sull'effetto psicologico, psicopatologico, sulla tendenza suicidaria, sulle tendenze autolesioniste delle giovani generazioni. Io ho fatto anche una conversazione poco tempo fa con un liceo di Brescia. Questi ragazzi sono i primi che ti dicono quanto hanno sofferto, ma vogliamo parlare degli allievi delle elementari, cioè delle medie, cioè di ragazzini e ragazzine che sono stati bloccati, cui si è impedito o limitato gravemente la possibilità di fare sport, di uscire, di avere relazioni fisiche con i compagni, con giustificazioni o discutibili o, a mio parere, criminali. Criminale, per esempio, è stato tutto il discorso, non so se te lo ricordi, dobbiamo vaccinare i bambini così preservano i nonni, ma noi siamo una civiltà che sacrifica i ragazzini per salvare i nonni? Ma a parte che non è manco vero, ma già l'idea a me pare patologica, cioè la medicina non ha mai pensato in questi termini, la medicina normale, quella di Ippocrate. Cioè, che facciamo? Mettiamo dei bambini a dei rischi che sappiamo essere certi, mentre i loro pericoli di Covid sono minimi, minimi o prossimi a zero, per salvare i nonni? Ma stiamo proprio diventando completamente pazzi. Quindi tutte queste discussioni, a partire dalla origine del virus, che è ancora totalmente incerta, anche lì, no? Quando qualcuno incominciò a partire da Montagnier a mettere in dubbio che l'origine del virus fosse naturale, l'hanno messo in croce, pace all'anima sua, no? Alcuni virologi da cartolina, no? Hanno addirittura detto che era rincoglionito, ti rendi conto? Adesso anche Fauci, anche Palù ci dicono che però non è da escludere, anzi forse è molto probabile che sia scappato da un laboratorio. Sti cavoli! E non è che è uguale, Marco, non è uguale, perché se riteniamo che questo virus sia stato, diciamo, ingegnerizzato, cioè sia stato un virus alterato dagli umani, magari per renderlo più contagioso o più pericoloso, ma tu ti rendi conto che questo dovrebbe essere l'argomento all'ordine del giorno? Anche perché chi mi assicura se è stato fatto dall'uomo che sia uscito per sbaglio? Chi me lo assicura? Chi me lo assicura? Chi mi assicura che non ci sia veramente un disegno criminale? Gli umani hanno creato crimini contro l'umanità, si può dire, per tutta la storia. Quindi non è che ci sarebbe da meravigliarci, no? Quindi tutte queste questioni sono aperte e sono aperte ad una riflessione scientifica, prima di tutto, ma poi politica e culturale che andrà fatta. In questo periodo, pessimismo, cupezza e paure, praticamente trionfano. Ora, quali strumenti per, cercare di riacquistare positività, fiducia e vincere le paure? Quanto è importante, ad esempio, l'arte? Ma sai, la paura è uno degli strumenti più efficaci del dominio. Quindi,
I sistemi di dominio da sempre utilizzano anche la paura per dominare incontrastati. E quindi anche la paura, per esempio, del Covid, ora intendiamoci, un'epidemia è un'epidemia, quindi è normale che possa produrre inquietudine. Nessuno di noi si vuole ammalare, nessuno di noi si vuole contagiare. Io ho avuto il Covid e chiaramente quando uno ha il Covid ha paura di essere ricoverato, ha paura di andare in intensiva, ha paura di morire, siamo umani. Quindi la paura naturale è inevitabile. Altro discorso è il terrorismo in cui noi siamo immersi. Cioè, noi siamo stati immersi in 2 anni di terrore mediatico, con i bollettini quotidiani dei contagiati, dei ricoverati e dei decessi, che come dicevamo prima sono tutti numeri molto controversi. Ma su quei numeri noi siamo stati governati, noi siamo stati governati per mesi, aspettando i DPCM alle 22 di sera che ci dicevano che cosa potevamo fare il giorno dopo o 2 giorni dopo. Quindi noi siamo stati immersi nel terrore, che è una cosa diversa dalla sana, legittima preoccupazione e la sana e legittima cautela che dobbiamo avere in una situazione di un'epidemia che non è tra le peggiori. Sia chiaro, questo non vuol dire che non ci siano stati morti, ci sono stati morti, però non è la peste nera, non è il colera, non è il vaiolo, mo si parla del vaiolo delle scimmie, ma noi abbiamo conosciuto il vaiolo, quello vero, nella nostra storia, cioè malattie per le quali si moriva il 50% della popolazione moriva. La peste nera dal 1348 al 1600, dalla peste di Boccaccio alla peste di Manzoni, cioè abbiamo avuto 3-4 secoli in cui tutta l'Europa è stata decimata. Ecco, quindi questa era un'epidemia non gravissima rispetto a quelle altre e quindi si poteva e si potrebbe vivere con le giuste cautele, ma non col terrore. Allora, di fronte a questa situazione, tu dici come fronteggiare questo tipo di mondo? È difficile, caro Marco, è difficile. Ognuno ha delle risorse. Quindi se io dovessi dire, come dire, un ABC della sopravvivenza, è complessa. Cioè da una parte ci sono, come dire, pratiche personali. Tu lo sai che io, l'hai detto all'inizio, io conduco da 23 anni dei gruppi di liberazione entro i quali noi pratichiamo delle tecniche meditative, contemplative, che ci offrono quel distacco mentale. Quel distacco mentale da qualunque situazione che ci offre poi una lucidità e quindi attenua quei venti di paura, di rabbia, di risentimento che ci agitano sempre e tanto più in una situazione come un'epidemia. Poi dicevi l'arte, certo, l'arte, la musica, ogni forma di espressività creativa, la natura. Ma se tu non hai però un'attitudine, come dire, meditativa e contemplativa, tu magari vai nella natura e te vedi l'angoscia. Cioè, ecco perché poi pratiche comuni, Marco, è molto importante che si crei un'aggregazione, come si sta creando, tra persone che hanno una certa sensibilità, anche culturale e anche politica. Cioè, non siamo isolati. C'è oggi una massa critica in Italia che secondo me, a essere pessimisti, è un 30% della popolazione italiana, ma secondo me anche di più, che condivide queste nostre preoccupazioni, che condivide questa nostra sfiducia crescente nelle elite dominanti. Questo è da capire. Non una sfiducia per la competenza, come dicono loro. No, amici belli, noi non siamo diffidenti, almeno io non sono affatto diffidente nei confronti della competenza che ho sempre rispettato, perché è molto importante. Io diffido di voi, di queste elite, e diffido di queste elite per una ragione concreta, perché queste elite hanno tradito il popolo. Hanno continuamente tradito il popolo, hanno mentito al popolo.
Questi partiti che oggi sono al governo sono stati votati da milioni di italiani, a partire dal Movimento 5 Stelle, per fare altro sulla base di programmi elettorali precisi che erano molto critici nei confronti del sistema, molto critici nei confronti appunto delle oligarchie e delle élite, e si sono messi al servizio, a zerbino, delle élite e delle oligarchie, con una faccia di tolla, per essere molto gentili, che pagheranno dal punto di vista morale, pagheranno dal punto di vista politico e pagheranno dal punto di vista personale, perché tradire fa male a chi tradisce. Per arrivare alla situazione che stiamo vivendo, sicuramente un ruolo importante lo ha avuto l'informazione. Quindi i media che in questo periodo hanno continuamente spinto e creato, con le modalità con cui sono state fornite poi le diverse notizie, un clima di grande paura e un clima di terrore addirittura. Inoltre questa informazione per certi versi è stata definita più una propaganda piuttosto che una vera e propria informazione. Condividi questa teoria, questo giudizio? Anche qui credo che dobbiamo ricordare che questa linea era già operante. Non è che prima del Covid il sistema mediatico italiano e non solo fosse, come dire, di un pluralismo commovente. Noi nelle classifiche sulla libertà di stampa, noi Italia, stiamo sempre più o meno agli ultimi posti, il che te la dice lunga su quanto sia libero il sistema informativo. Poi sappiamo molto bene che i grandi giornali, le grandi televisioni e anche la RAI sono più o meno sotto il controllo di piccoli nuclei di potere industriale, finanziario e politico-economico, che sono sempre gli stessi. E poi ti fanno vedere no, quando arrivano tutti con questi libretti, tutti con i loro librettini, no, che vengono anche questi pubblicizzati per mesi e mesi, sempre gli stessi. E sono gli stessi editori probabilmente della televisione, no? O poi i giornali che pubblicizzano certe televisioni, che sono gli stessi editori. È chiaro che il Corriere della Sera e La Sette è lo stesso editore, e poi ti meravigli, no, che c'è sta Severini, sempre ospite della Gruber, ma è chiaro, e la Gruber sempre ospite degli inserti del Corriere della Sera, sono sempre gli stessi. Fatti un elenco, che dico ai nostri amici, che per la vostra curiosità, fate un elenco delle 20-30 facce che noi siamo condannati a vedere più o meno tutte le sere in tutti i canali. Sono sempre gli stessi, ma vi pare normale? Quindi questa situazione c'era pure prima. Diciamo che il Covid, così come dicevamo prima, è un'accentuazione, cioè il sistema si irrigidisce. Quindi oggi è per esempio molto più censorio. Cioè oggi, durante il Covid, se poco poco facevi le domande che abbiamo fatto prima, venivi subito accusato di essere un novax e quindi un criminale, un pericolo pubblico, e quindi se ti andava bene venivi emarginato, e se ti andava male potevi essere anche perseguitato direttamente, ok? Uguale per la guerra, se poco poco c'è qualcuno che fa qualche domanda in più, subito è putiniano, subito è un criminale, e quindi voglio dire, il sistema mediatico tendenzialmente totalitario, che era proprio già prima della oligarchia in crisi, con questa fase nuova a me pare che si sia irrigidito. Poi c'è tutto il tema, amico caro, appunto, della rete. Quindi, per fortuna, ancora noi possiamo fare questa bella conversazione e magari avere decine di migliaia di persone che la vedranno. Anche sulla rete, però, se tu segui bene le informazioni, stanno incominciando a venire fuori delle nuove opinioni, no?
no? A partire dal famoso discorso che fece Monti dalla Gruber, proprio se non sbaglio, in cui dicendo, beh, in certe situazioni anche la libertà di stampa in un certo senso dovrebbe essere un po' controllata, perché capisci bene che è comunque un disturbo. E ci sono oggi in Italia comunque molte piccole fonti di informazione diverse che contraddicono la narrazione dominante, anche talvolta con argomenti importanti. Abbiamo avuto per esempio tutto il fenomeno della commissione Dupré per quanto riguarda i vaccini, e quindi persone autorevoli, pensiamo a Cacciari, pensiamo a Ugo Mattei, pensiamo ad Agamben, pensiamo a tanta gente con le quali noi abbiamo anche collaborato, come Darsi Pace, come l'indispensabile. Quindi è un po' difficile mettere tutti a tacere, anche se ci hanno tentato, no? Hanno incominciato anche a insultare queste persone, ad attaccarle sui loro giornali. Però continuano. Allora io temo che con la scusa delle fake news si possa arrivare a delle forme di censura. Già qualche cosa l'Unione Europea ne sta parlando, anche Obama ne ha parlato, che potrebbero tentare di imbrigliare anche questo territorio perché per loro può diventare un pericolo insopportabile per questa nuova soglia, diciamo, di irreggimentazione del popolo. In questo periodo assistiamo a una specie di allentamento per quanto riguarda il pericolo pandemico, ma oltre a questo pericolo, che comunque in parte c'è sempre, assistiamo adesso al conflitto, alla guerra in Ucraina. Una guerra che ha scatenato un'estesa quantità di persone pacifiste, di cui sinceramente si avevano delle non si, di cui non se ne conosceva l'esistenza, almeno in così tanto numero. Su cosa si fonda questa richiesta di pace? Perché a volte può sembrare anche che ci sia un tornaconto personale, un po' di egoismo, un po' di paura. La diplomazia poi assistiamo che è in grossa difficoltà e non riesce a far breccia in nessuno dei due fronti. Come possiamo valutare questo periodo? Anche qui, caro Marco, servirebbe una capacità di analisi che purtroppo manca, perché anche su questo tema, che è un tema molto serio, molto importante, il discorso ordinario è un battibecco insopportabile, tra schieramenti in gran parte, diciamo, costruiti dai mass media che hanno bisogno per alimentarsi di questa sorta di guerra, appunto, di guerra di parole, ma le cose che dovremmo trattare sono complesse e molto serie. Ora posso accennare qualcosa perché appunto la complessità richiederebbe una riflessione ampia e appunto articolata. Allora, punto numero uno, noi dovremmo capire, caro Marco, che noi ci troviamo nel 2022 in una situazione storica in cui la guerra è cambiata, cioè non possiamo trattare le tematiche della guerra come si poteva ancora fare nel 1914-15 o ancora direi nel 1940, quando la guerra era, potremmo dire, ancora possibile. Cioè era possibile concepire di fare una guerra, come si è sempre fatta nei millenni, per il dominio del mondo, utilizzando, come si è sempre fatto, tutti i mezzi a disposizione per battere l'avversario. Questa è stata la guerra negli ultimi 10.000 anni antropologici. Allora, cosa è successo? Lo sappiamo. È scoppiata la bomba atomica a Hiroshima nel 1945. Non dimentichiamo che a fare esplodere l'unica bomba atomica della storia sono stati gli americani. Questo va sempre ricordato perché altrimenti ci facciamo una bella illusione pensando che gli americani sono sempre i buoni e gli indiani sono sempre i cattivi. Per
Però diciamo che da almeno 50 anni questa narrazione non funziona più. Abbiamo capito che gli americani sono cattivi, perlomeno come tutti gli altri. Va bene? E lo sono sempre stati. Allora, da quel momento, cosa è successo? È successa una cosa nuova, diceva Winston Churchill, eh? The new great fact, il nuovo fatto nuovo, il nuovo grande fatto. Cioè, non è stato più possibile fare la guerra nel senso di prima, cioè utilizzando tutti gli strumenti contro l'avversario per batterlo. Non è stato più possibile perché se lo facevamo saremmo stati distrutti entrambi. Ok? Da quel momento cambia la filosofia della guerra e la guerra, come sai, diventa fredda perché non si può più fare la guerra calda. Questo ha comportato una serie di effetti che oggi, adesso non posso, diciamo, analizzare, per cui le guerre sono continuate, sono diventate regionali, sono diventate per procura, ma le due grandi potenze, gli USA e l'URSS, non si sono mai fatte la terza guerra mondiale per i motivi di sopra, non perché fossero diventati pacifisti o buoni, ma perché non era possibile farla la terza guerra mondiale, perché se no la quarta, diceva Einstein, la faremo con le frecce. Ok? Allora, in questo quadro, la situazione dell'invasione russa dell'Ucraina è evidente che cambia registro rispetto ad una qualunque altra guerra di invasione, compresa l'invasione della Polonia fatta da Hitler. Non è uguale. Non è uguale perché non possiamo farla sta guerra totale. Quindi non possiamo illuderci di distruggere Putin, perché Putin ha circa 6.000 testate nucleari. Quindi prima di farsi distruggere, distruggerebbe il mondo. Questo è chiaro che cambia la logica, dovrebbe cambiarla. Su questo si glissa, ma è, come dire, è l'elefante nel corridoio. Questo è il tema. Allora, qui, a mio parere, non si tratta di essere pacifisti, che è un termine che io non sento mio. Sento mio il termine non violenza, che è diverso. Allora, la non violenza è una forma di resistenza. Quindi non è che noi diciamo, i non violenti dicono che in questo caso gli ucraini dovrebbero arrendersi ai russi, come si dice nei talk show. Come se non esistesse alternativa fra la resa e la guerra totale. Ma se fosse così saremmo fuori proprio, fuori da ogni speranza. Allora, la cultura non violenta, che è una cultura ignorata, ignorata anche perché non si conosce proprio, dice sulla base di anche esperienze storiche concrete, tipo la resistenza non violenta degli indiani, indiani di India rispetto all'invasione, al colonialismo inglese, l'esempio diciamo gandhiano, ma anche l'esempio della resistenza non violenta della Danimarca nei confronti dell'invasione nazista, che è un esempio molto istruttivo, per vedere cosa? Per vedere che si può resistere. Quindi non è che ti arrendi, ma si può resistere in un modo non violento. Allora la domanda che io vorrei che sorgesse oggi, anche per il futuro, è una resistenza non violenta che ovviamente andrà e andrebbe organizzata prima, cioè ci dovrebbero essere, come dire, delle forme, delle strutture precedenti alle quali il popolo dovrebbe fare riferimento in un caso di invasione, per esempio, per organizzare una resistenza non violenta. Allora la domanda è una resistenza non violenta organizzata, capisci? Non improvvisata, perché non puoi improvvisarla, la devi organizzare come organizzi gli eserciti. È una cosa impegnativa. Una resistenza di questo tipo avrebbe prodotto un numero maggiore o un numero minore di vittime? Avrebbe prodotto una quantità maggiore o una quantità minore di distruzione di città?
avrebbe prodotto un numero maggiore o un numero minore di profughi? Cioè, vogliamo ragionare su questo dal momento che una guerra totale non è praticabile perché ci distruggiamo tutti? Vogliamo cambiare mente e incominciare a pensare in una direzione non violenta, di disarmo, non di riarmo? I riarmi nella storia hanno portato sempre alla guerra, sempre. Allora, questo è il tema. Da un punto di vista, quello che io sposo, che come ti dico, io non mi piace il pacifismo, non mi piacciono gli ismi in generale, preferisco un concetto semplice che è quello della non violenza. Un concetto molto elevato, capisco che è difficile, perché la non violenza richiede una grande capacità di sacrificio. Cioè, Gandhi diceva che se te ti vuoi rifiutare di uccidere, devi essere pronto a morire. Però anche qui è una questione di economia, cioè quanti morti produce una resistenza armata e quanti ne produce una resistenza non violenta? Questi sono i temi del XXI secolo. Perché finora la diplomazia non è riuscita a far breccia in nessuna delle due parti? Ma io credo che anche qui, caro Marco, dobbiamo essere, come dire, un po' realistici, no? Cioè, ma noi siamo convinti che il blocco occidentale, cioè l'Unione Europea, la NATO e gli Stati Uniti, vogliano la pace? Ora, che Putin abbia avviato un'invasione criminale, su questo non credo, io non ho alcun dubbio, anche se io so, come sai tu e come ormai stiamo capendo tutti, che la guerra non nasce nel febbraio del 2022, ma era già in atto almeno da 8 anni e dal 2014 aveva prodotto già 15.000 morti da entrambe le parti, che anche qui i cattivi non sono soltanto i filorussi, ma i cattivi sono anche gli ucraini che hanno bombardato quelle regioni dove ci sono stati crimini di guerra da parte delle truppe ucraine. Quindi, come dire, vediamo le cose nel loro complesso, no? Adesso è uscito questo libro scritto dal generale Mini in collaborazione con Franco Cardini, che tratta della storia e della strategia complessiva di questo conflitto. Ok? Però, a parte Putin che è l'aggressore con tutta la storia che c'è dietro, il problema è il blocco occidentale nel suo complesso sta veramente lavorando per la pace? Questo armamento, diciamo, esagerato dell'Ucraina, che era già armata prima dell'invasione, perché noi stiamo armando l'Ucraina da anni. Capisci? Da anni la NATO è in Ucraina, non c'è ora. Quindi tutta questa politica americana, europea e della NATO ha una finalità di pace o ha altre finalità? Perché secondo me è molto discutibile, quali finalità abbiano, e questo spiega anche la difficoltà di mettersi ad un tavolo. È Tu difficile hai mettersi ad un parlato. tavolo con un criminale, no? O come dice un macellaio, è difficile mettersi a dialogare anche con un nemico, che però tu definisci un criminale, un animale, che deve scomparire dalla faccia della terra. Tu hai parlato di regressione egoico-bellica. Cosa intendi? È quello che abbiamo cercato di spiegare finora, cioè il sistema egoico-bellico è quello che potremmo dire sta collassando. È un sistema di civiltà che io definisco egoico-bellico perché significa una umanità chiusa nella propria egoità, quindi nella propria individualità monadica, nella propria monade e quindi contro gli altri, bellica, egoistica e quindi bellica. Allora, questo sistema di umanità non regge più.
E questo è il sistema, diciamo, il neoliberismo, a mio parere, questi ultimi 40 anni, sono solo l'ultima configurazione di una umanità egoico-bellica millenaria addirittura. Allora, siccome sta collassando questo sistema, e lo sa, deve regredire, ecco, deve irrigidirsi e deve irrigidire proprio i suoi caratteri, che sono egoico-bellici. Non a caso noi abbiamo gestito l'epidemia in modo militare, bellico, a partire dai concetti. Una guerra, subito hanno detto è una guerra, ma non è una guerra un'epidemia. La guerra richiede soldati armati, l'epidemia richiede infermieri, medici, gente che cura, non gente che ammazza. Un'epidemia richiede cura, richiede gentilezza, non violenza, non ricatti, non green pass, non minacce, non è una guerra, ma loro hanno bisogno che sia guerra per poter appunto esercitare le loro modalità belliche di dominio. Ma noi dobbiamo smascherare questa menzogna. Quindi, come anche tu hai già dichiarato, la pace è la vera rivoluzione. Cosa intendi adesso? Appunto, caro amico, qui si tratta di capire meglio di che parliamo. Cioè, si tratta di capire che qui siamo in una svolta antropologica. Cioè, la bomba atomica, in un certo senso, è il simbolo, uno dei simboli, di un cambiamento antropologico. Cioè, noi dobbiamo cambiare la mente da egoico-bellica a più relazionale. Dobbiamo imparare a convivere in modo meno bellico. La pace, in questo senso, è un'antropologia. Cioè una nuova civiltà che non si organizza più in modo egoico-bellico, perché quel modo non funziona più, distrugge il pianeta, distrugge i popoli e non regge più, anche se continua e persiste perché non vuole tramontare. Quindi noi dobbiamo farci portatori, testimoni di un'altra modalità di essere umani, una umanità più relazionale. Un'umanità che capisce, caro Marco, che se io faccio del male a te, faccio del male a me, ma non in modo morale, non è una questione morale, è una questione fisica. Siamo collegati, siamo interconnessi. La non violenza, quella vera, non è un'ideologia, è più una spiritualità. Come diceva Gandhi e come diceva il Cristo. Ama il prossimo tuo come te stesso, cioè ama il prossimo tuo capendo che è te stesso. Ama i tuoi nemici perché sono collegati a te. Siamo uno anche con chi ti ammazza. Questo è difficilissimo, Marco. Io non la faccio facile, non la faccio proprio facile. È proprio una cosa difficile, anzi è impossibile per noi umani. Ci vuole un miracolo. Però è l'unica speranza, secondo me, per crescere come specie. Non vogliamo che tu diventi un veggente, però realisticamente, allo stato dei fatti, come sarà la nostra società tra 10 anni? Guarda, io credo che il gioco sia aperto. Quindi, nonostante che ci siano delle tendenze, e sono quelle che abbiamo detto, però il campo da gioco è aperto, dipenderà anche da come giocheremo. Certo, non possiamo negare, Marco, che la tendenza dominante sia quella che abbiamo detto, un irrigidimento, un tentativo di eliminare progressivamente, direi proprio, la libertà spirituale dell'uomo. Cioè, portare gli esseri umani a dei livelli di condizionamento inconscio, totale. Cioè, in cui cioè tu fai quello che il sistema vuole, convinto di essere libero. Questo è il progetto, un progetto possibile, ormai, possibile, tecnologicamente possibile.
Quindi, però, proprio perché le cose da un certo punto di vista peggiorano, cresce anche una reazione umana, perché il progetto di dominio totale è un progetto impossibile. Cioè, il progetto di questo mondo è un progetto impossibile, perché l'essere umano è comunque imponderabile. Mantiene sempre un elemento di, come dire, imprevedibilità, per cui è un progetto paranoico. In queste situazioni l'umano può destarsi, può reagire proprio, come dire, sotto pressione. Cioè, questi 2 anni, guarda, che hanno svegliato tante persone. Io ne incontro tante di persone che, per esempio, con queste coercizioni dell'epidemia, hanno incominciato a capire certe cose. Altri no, ma alcuni, molti, sì, hanno incominciato a sentirsi in pericolo. Dico, oh, questi mi bloccano in casa, agli arresti domiciliari, con un DPCM stabilito la sera prima. E io per andare al mercato devo avere l'autocertificazione, ma capisci il pericolo? Il pericolo è enorme. E chissà che cosa si possono inventare domani mattina, capisci? Con le nuove emergenze alimentari, energetiche. Il Green Pass non è stato mica distrutto, è stato sospeso, c'è ancora, sta là. E potrebbero inventarsi delle nuove modalità di utilizzo, come in Cina, il credito sociale. Quindi questo può portare, e io lavoro per questo poi, in definitiva, a svegliare più persone che possano aggregarsi in forme nuove culturali e anche politiche per contrastare questa tendenza e, come dire, smascherarla, perché smascherarla e contrastarla sono lo stesso processo spirituale e culturale.